Buongiorno a tutti, bentornati in diretta nella finestra di Aria Pulita dedicata all'economia. In nostra, in vostra compagnia, il professor Marco Nicolai. Buongiorno professore. Buongiorno. Docente di finanza straordinaria dell'Università di Brescia, che ormai avete imparato anche a seguirlo via Facebook, ma soprattutto anche sul suo sito, perché so che poi tutto quello che diciamo in trasmissione viene poi ripreso e approfondito dai telespettatori. Il sito è www.marconicolai.it. Dove ogni settimana appunto si possono ritrovare anche quelli che sono i temi importanti della trasmissione in maniera ancora più approfondita. E oggi di che cosa parliamo in modo particolare con i cittadini? Qui ricordo che c'è la possibilità di intervenire in diretta allo 02 45 70 23 12. Oggi parliamo di oneri e onori per le imprese, dare e avere per le imprese. Si è parlato a lungo del patto che il sistema dell'impresa voleva fare con lo Stato, cioè rinunciamo ai contributi, rinunciamo agli aiuti di Stato, purché ci abbassiate la pressione fiscale, e quindi mi sembrava giusto tracciare qualche numero. E qualche numero in realtà l'ha tracciato qualcuno più autorevole di me, il professor Giavazzi. Io vi porto una grafica che potete far andare, dove ha raccolto le diverse fonti che in qualche modo quantificano quelli che sono gli aiuti al sistema delle imprese annuali. Vedete che in alto a sinistra abbiamo l'Istat 34 miliardi, la Ragioneria dello Stato 36 miliardi, poi lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico e la Commissione Europea riducono queste quantificazioni a 6-4 miliardi. Questo induce i cittadini a capire che abbiamo un'oscillazione che va dai 35 miliardi a 4 miliardi. Perché ognuna di queste fonti ha delle rilevazioni tecniche abbastanza differenziate. Giavazzi fa una serie di computi e arriva a dire che quello che si può tagliare al sistema delle imprese in termini di contributi sono 9-10 miliardi, quelli che vedete lì a sinistra. Ah beh, e questa è già una prima slide, solo qua ci fermiamo un secondo professore, perché so che lei d'altronde è atteso, abbiamo subito le telefonate, quindi 0245 è data giù la linea, quindi proseguiamo tranquillamente. Allora, quindi questi 9-10 miliardi in realtà che sono approssimati per eccesso. Giavazzi è arrivato a quei 9-10 miliardi perché ha tolto i miliardi che vengono erogati alle Ferrovie dello Stato, alla RAI, alle Poste, alle aziende di Stato e a quelle che erogano dei servizi pubblici. Se andiamo alla seconda grafica, vediamo che in realtà però queste dimensioni finanziarie sono più promesse che erogate. Nella colonna a sinistra vediamo quanto è stato erogato dal 2005 al 2010. Concesso 45 miliardi, erogato 33 miliardi e 6, 12 miliardi mancano al liquidato, quindi sostanzialmente in cassa le imprese hanno visto il 25% in meno. Di quello promesso. Quindi, di quelle dimensioni che si vanificavano, 50 miliardi di erogazione alle imprese, in realtà sono molto di meno. Qualcuno dice che anche quelli di Giavazzi, 10 miliardi, sono approssimati per eccesso perché molti vanno alle aziende di Stato. Di quelle che vengono concesse, quelle che arrivano nelle tasche delle imprese, sono ancora di meno perché un quarto non arriva alle imprese. E se andiamo all'ultima grafica, vi do un'idea di come è evoluto nel tempo il sistema dei regimi d'aiuto. Nell'indicatore percentuale sul PIL, l'Italia era all'1,7% nel 1992 e vediamo che arriva al 2010 allo 0,3%. Sostanzialmente abbiamo una flessione del 75% degli aiuti alle imprese. Prima eravamo di 0,6% sul PIL superiore alla media dell'UE, adesso invece siamo inferiore alla media dell'UE, siamo sotto anche la Francia, siamo sotto anche la Germania. La Francia negli ultimi 3 anni, a fronte della crisi, ha fatto aumentare i regimi d'aiuto per le imprese del 15% all'anno. Noi negli ultimi 3 anni li abbiamo diminuiti del 20% all'anno. Quindi c'è poco da raschiare in termini di... Professore, ma è una questione di scelta o è una questione che l'Italia rispetto alla Francia i soldi per le imprese non li ha proprio perché non ha cassetto? Ma allora, diciamo che... A questo problema noi aggiungiamo altri, quindi non possiamo permetterci di riconoscere meno supporti di altre economie al sistema delle imprese e nello stesso tempo scaricare sulle imprese dei costi impropri. Oggi sul Sole 24 Ore titola in prima pagina burocrazia, l'Italia bloccata. C'è un problema enorme. È uscito l'ultimo rapporto della World Bank che sostanzialmente evidenzia che in termini di aggravi burocratici l'Italia è alla 73esima posizione.
Ma dice che è migliorata in realtà rispetto all'anno scorso, che era l'84esima. Però dimentichiamo sempre di sottolineare che siamo alla 73esima posizione, con la Spagna alla 44esima, con il Regno Unito alla 7ª, la Germania alla 19esima, e comunque siamo peggio della Slovenia, della Lettonia, di Cipro, del Portogallo, del Ruanda, della Colombia, del Botswana. Quindi sono dati che dimostrano un posizionamento in termini di oneri burocratici che l'impresa soffre in Italia, che ovviamente sono una palla al piede nella competizione internazionale. Un dato, il presidente di Confindustria Squinzi ha recriminato settimana scorsa, dicendo che noi paghiamo un 56% di imposizioni sugli utili lordi. Se aggiungiamo 23 miliardi di oneri burocratici, è questo che costa quel posizionamento negativo dell'Italia, noi arriviamo, Squinzi dice, al 68,5% sugli utili, 20 punti secchi di distacco con la Germania, più di 20 con la media UE. Quindi questo è un aggravio a carico delle imprese, che si aggiunge a quello impositivo, che si aggiunge a quello dei pagamenti della PA. Sempre oggi, sempre sul Sole 24 Ore, si dà atto che i pagamenti della pubblica amministrazione, nonostante si sia sbandierato in tutti questi anni e anche in quello in corso che si era trovata una soluzione, dalle stime che qualche anno fa erano di una cinquantina di miliardi, arriviamo a stime che sono circa 90 miliardi. Volete una cifra? Anche quelle quantificate al tempo in termini di oneri per le imprese vogliono dire 2,8-3,5 miliardi in più. Così però il paese resta, continua a rimanere fermo, professore. Perché l'impresa ha bisogno di una boccata d'ossigeno. Se consideriamo 23 miliardi di burocrazia, 4 miliardi di oneri finanziari per la non liquidazione dei debiti delle PA, vogliamo aggiungerci che per la congiuntura in termini di oneri finanziari le imprese pagano dai 5 agli 8 miliardi in più quest'anno. A tutto questo vogliamo aggiungere che riduciamo le agevolazioni alle imprese, che sono già ridotte a una parvenza insignificativa rispetto al contesto internazionale. Professore, perché non riusciamo a far uscire il nostro paese da veramente questo laccio della burocrazia? Non si ha il coraggio innanzitutto di liberare le risorse dal sistema privato abbassando la leva fiscale e non quindi intervenendo con quelle poche quote di contribuzione pubblica. Sempre sul Corriere di oggi, regioni un dipendente su tre di troppo. Tranne la Lombardia è esclusa da questo ragionamento. Però di fatto per i vasi comunicanti della contabilità pubblica noi scontiamo il costo della Sicilia, scontiamo il costo di altre regioni d'Italia. Chi abbiamo in linea? Sì, sono Giuseppe. Ciao, buongiorno signora. Giuseppe. Io volevo chiedere all'esimio professore se invece di aiutare le aziende, perché poi le aziende, quelli che pagano le tasse chiaramente sono affossate, ma solitamente si aiutano da sole. Lo testimonia, tanto per ricordarlo, quei 300-400 miliardi che sono stati portati solo dagli italiani delle banche svizzere dopo quel famigerato e inaccettabile scudo fiscale che contrastava ben tre articoli della Costituzione. Il professore è un economista, ma credo che la Costituzione l'abbia letto, contrastava l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 53 della Costituzione, che il professore sa bene di che cosa stiamo parlando. E appunto, volevo dire, visto che non li portano certo questa quantità di soldi i lavoratori dipendenti e pensionati, perché a loro viene decurtato, sottratto o derubato i soldi delle tasse ancora prima di darglieli, lei lo sa e mi insegna, perché al pensionato, al lavoratore, gli si dà solo la busta paga o il cedolino pensione quando i soldi sono già stati sottratti per le tasse. E allora volevo dire, visto che lei è un bravissimo professore, ma non sarebbe il caso di scalare i soldi delle tasse ai lavoratori, che assurdamente a volte li pagano due volte, perché hanno la ritenuta diretta come IRP, poi hanno l'IVA, hanno i bolli, hanno quant'altro, e lei mi insegna che è una cosa assurda perché le tasse due volte non si dovrebbero pagare, e quindi questo darebbe un ossigeno ai lavoratori che, andando a acquistare nelle imprese, tutte le imprese o direttamente o indirettamente, lavorano con i lavoratori pensionati per il solo fatto che sono il numero più grande. La domanda è chiara, Giuseppe.
La domanda è chiara, se non riusciamo... Guarda, stanno già scorrendo i titoli di coda, se no non riesce a risponderti, professore. Grazie, Giuseppe. Ma diciamo che io ho voluto dare qualche dato sull'impresa per evidenziare lo stato di difficoltà che è costretto a subire il sistema dell'imprenditoria nazionale. Poi concordo con il telespettatore, tant'è che il professor Giavazzi nel rapporto consegnato a giugno propone di decurtare queste contribuzioni e di utilizzarle per abbattere il cuneo fiscale, cioè la differenza che esiste fra il costo del lavoro che paga l'impresa e quanto invece realmente rimane in busta paga al dipendente, che ci vede in una posizione anche in questo caso infelice nella comparazione internazionale, perché una cifra, noi abbiamo una retribuzione percepita dai nostri dipendenti che è del 44% inferiore a quella inglese, del 28% inferiore a quella tedesca. Quindi questo è dovuto al carico fiscale. Se si utilizzasse parte di quelle risorse per abbattere il cuneo fiscale, si farebbe un favore al sistema delle imprese e anche ai dipendenti. Grazie al professor Nicolai per essere stato con noi. Lo ritroviamo tra due martedì, per cui segnatevi bene l'appuntamento. E tanto tutti i consigli pratici e qualche lezione utile di economia sul suo sito www.marconicolai.it. Ci vediamo alle ore 12 con Aria Pulita. Fate una buona mattinata.